Ciao ragazzi e ciao ragazze e benvenuti o bentornati sul mio canale. In questo nuovo video vi volevo fare un video haul di coin che sono stata da MAC e di Primark, dove ho preso due o tre cose, ma come sapete prima di metterle a posto ci tenevo comunque a farvele vedere. Scusate per l'aspetto, ma fa un caldo allucinante anche se è tutto scuro il tempo. Direi di partire subito da Coin, dove ho preso due prodottini di MAC che purtroppo il mio rossetto preferito non lo fanno più, e ho pagato 20,90 il matte lipstick che io ho preso nella colorazione Please Me, perché io ho Pink Plaid, ma mi ha detto che è uscito fuori produzione e quindi non c'è più, però comunque ho preso Please Me che gli assomiglia un sacco. Mi piacevano tutti gli altri rossetti, ma piano piano me li prendo. E poi ho preso un ombrettino, pagato 21 euro, e ho preso il Carbon Matte che mi ha detto la ragazza che è l'ombretto più famoso di MAC, ed è il nero classico nero, perché mi sono resa conto che comunque nelle palette non ho nessun nero e neanche come ombretti mono, e quindi ho preso lui. È bello bello bello, e mi ha detto di andarci piano perché comunque è bello scrivente, e in totale ho pagato 41,90. Poi sono stata da Primark, toccate fuga perché c'era un casino di gente, e ho preso per 7 euro un XL per starci bella larga, bella fresca, questo pigiama di Winnie the Pooh, che io non lo uso, cioè lo uso anche come pigiama, ma effettivamente anche per stare in casa perché sono belli freschi. E 7 euro sempre XL, ho preso anche questa di Dumbo, e ve le straconsiglio perché costano poco e sono veramente varie. Poi di Stitch ho preso la Water Bottle che l'ho pagata 6 euro, sì 6 euro, questa qua da un litro, che io ho pensato anche per metterci le tisane o l'acqua fresca adesso in estate, per rendermi conto veramente di quanto ne bevo. Poi per 4 euro ho preso questo sovrammobile, che sì è un po' bruttino, ma perché ci devo mettere dentro le come si chiamano, lo scoop che ho preso da mia Crystal Sunset, mi pare, da mia Cellini, dal suo store, e quindi avevo pensato di metterlo qui dentro. Poi per 4 euro mi è sembrato abbastanza carino. E le ultime tre cose, ho preso tre candele profumate perché questa volta ce n'erano poche, e ho preso per 2,50 euro questo che fa anche arredamento, ambra e orange, ed è buonissima. Poi ho preso questa Fresh Basil, pagata 3 euro, e anche questa fa molto arredamento, e anche questa è molto 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 buona, molto estiva. E l'ultima candela profumata che ho preso è questa qui alla vaniglia, pagata 1,50 euro, e tra tutte questa e quella vaniglia Madagascar sono quelle che mi piacciono di più di tutti. E qui ho speso 31 euro pari. E niente ragazzi, questo era tutto il mio shopping, spero che comunque il video breve ma intenso del mio shopping vi sia piaciuto, e ci vediamo al prossimo video.